La parola passa ora a Luca Bianchi, il quale svilupperà il tema del valore degli studi nella vocazione francescana. 20 minuti. Grazie, pace bene a tutti. Dunque, parlare di studio in questo momento in cui i nostri studenti stanno studiando per gli esami non è un argomento facile. Se chiedessi oggi agli studenti qui presenti che cos'è lo studio, probabilmente mi risponderebbero che è fatica, sforzo, sudore e forse anche ansia e timore in vista degli esami. Ma accettando la sfida postami dal titolo, vorrei suggerire qualche riflessione nel tentativo di mostrare quanto sia importante lo studio per un francescano o una francescana di oggi, con la speranza di far vedere anche quanto sia bello lo studio. E cercherò di farlo innanzitutto a partire dalla mia esperienza. Per cominciare però lasciamoci aiutare dall'etimologia. La parola studio viene dal latino studium, che significa applicazione, zelo, amore, passione, ardore, desiderio. È connessa con il verbo latino studere, che vuol dire applicarsi, dedicarsi, studiare, desiderare. Dunque scopriamo con un po' di sorpresa che c'è uno stretto legame tra lo studio e l'amore, la passione, il desiderio. Potremmo aggiungere anche l'etimologia della parola scuola, che viene dal greco scolè, scolì, il cui equivalente latino è ozium, che vuol dire, ancor più incredibilmente, riposo, ozio, tempo beato, lontano da ogni fatica e preoccupazione. Dunque, studiare vuol dire amare, e andare a scuola significa riposarsi. Ma è davvero così? O meglio, è possibile vivere lo studio così? E ancora, che senso ha lo studio per un uomo o una donna, per un cristiano o una cristiana, per un francescano o una francescana? Per tentare di rispondere a queste domande vorrei dividere le mie riflessioni in tre parti. Primo, perché studiare? Secondo, come studiare? Terzo, che cosa studiare? Primo punto, perché studiare? Questa domanda è molto importante, perché può studiare bene con frutto solo chi ha maturato delle forti motivazioni. A mio parere, anzi, il lavoro sulle motivazioni è forse il compito più importante per un insegnante che voglia aiutare i suoi studenti. Il cardinale Spidrich, in un suo bel libretto sulla preghiera, iniziava facendo questa domanda: perché l'usignolo canta? E rispondeva: perché è fatto così. Parafrasando questa domanda potremmo chiederci: perché l'uomo studia? Perché è fatto così. Perché nel suo animo c'è una spinta irriducibile a domandare, indagare, investigare, in una parola a conoscere. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Questo verso del canto 26esimo dell'Inferno del grande poeta italiano Dante Alighieri ci ricorda che l'uomo non si accontenta di mangiare e di bere, è fatto per conoscere la realtà che lo circonda, vuole studiarne le caratteristiche, cerca di capirne il senso. Conoscere, e perciò studiare, corrisponde a uno dei desideri più profondi iscritti nel cuore dell'uomo. Un'altra suggestione che mi ha aiutato nel mio percorso di studi è quella proposta dall'intellettuale ebrea francese Simone Weil, secondo la quale il vero obiettivo degli studi è quello di formare la facoltà della attenzione. Lo studio ci educa a stare attenti, cioè a staccarci da noi stessi per essere tutti rivolti a ciò che abbiamo davanti, a renderci disponibili ad accogliere e lasciarci colmare da ciò che è altro da noi. L'attenzione è attesa, e come l'attesa presuppone che si sia lasciata da parte ogni altra preoccupazione e ogni altro scopo, e si sia tutti rivolti a ciò che accade. In questo senso l'attenzione,
applicata agli studi scolastici è una preparazione e un'educazione a quell'attenzione più elevata e intensa che costituisce il cuore della preghiera. Dunque lo studio come aiuto a pregare. Una terza e ultima indicazione a proposito del fine dello studio la prendiamo da San Bonaventura. E ringrazio il nostro studente Frauce che mi ha suggerito questa citazione. Il dottore Serafico, nelle sue collazioni sui sette doni dello Spirito Santo, cita Bernardo di Chiaravalle che afferma: vi sono alcuni che amano di sapere solo per sapere, e questa è turpe curiosità. Altri che desiderano di conoscere perché essi stessi siano conosciuti, ed è turpe vanità. Ci sono alcuni che desiderano di sapere per vendere la loro scienza, ad esempio per denaro o per gli onori, ed è turpe commercio. Ma ci sono anche di quelli che vogliono sapere per edificare, ed è carità. Ci sono poi coloro che desiderano sapere per essere edificati, ed è prudenza. Bonaventura, dopo aver citato Bernardo, commenta: La scienza gonfia, ma la carità edifica. Perciò occorre unire alla scienza la carità, affinché l'uomo abbia ad un tempo scienza e carità. Bernardo e Bonaventura mettono in guardia coloro che studiano dal farlo per motivi sbagliati, per vanità, per sentirsi superiori agli altri perché abbiamo qualche titolo, o per esercitare un potere, e soprattutto per guadagnarci. Come vedete, tutte tentazioni ancora attualissime. E ricordano che il motivo per eccellenza non può essere che la carità. Studiamo per edificare, per donare quello che abbiamo ricevuto, per prepararci a svolgere il compito che ci sarà affidato nella vita. In sintesi, dunque, questo primo punto su perché studiare, possiamo rispondere: per conoscere la realtà, per sviluppare l'attenzione e quindi educarci a pregare, per esercitare la carità. Seconda domanda: come studiare? Come dunque dobbiamo studiare e soprattutto che cosa deve caratterizzare il modo di studiare di un francescano o di una francescana? Cominciamo naturalmente dal nostro padre Serafico, che così esortava il primo maestro dell'ordine, Antonio di Padova: approvo che tu insegni la sacra teologia ai fratelli, purché in questo studio tu non spenga lo spirito di orazione e devozione, come è stabilito nella regola. Così dunque la lettera di Francesco a frate Antonio. Studiare dunque senza spegnere lo spirito di orazione. Anzi, forse potremmo dire studiare per far crescere lo spirito di preghiera, far crescere e maturare la fede, far crescere e approfondire il nostro rapporto con il Signore. Un grande studioso francescano, padre Agostino Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, profondamente in linea con il padre Serafico, diceva a questo proposito: sciagurato colui che, terminati gli studi, avesse da constatare che ha regredito nei suoi rapporti con Dio, trascurando la sola cosa importante e durevole, la santità. Ecco, quindi, ascoltando Francesco e padre Agostino Gemelli, dobbiamo riconoscere che va custodito il nesso vitale fra studio e santità. Le nostre costituzioni hanno recepito queste esortazioni nel numero 38, dicono le costituzioni: tutti i frati, servendo il Signore in minorità, si ricordino che sopra tutte le cose devono desiderare di avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione. Perciò, mentre apprendono un'abilità manuale e una solida cultura, procurino di diventare santi e nello stesso tempo competenti nella particolare grazia del lavoro. Si preparino alla vita apostolica in spirito di abnegazione e di disciplina, secondo le capacità del loro ingegno. In tal modo, con la formazione della propria persona e lo sviluppo della propria cultura, contribuiscono al bene comune dell'ordine, della Chiesa e della società. Gli studi, illuminati e vivificati dalla carità di Cristo, siano del tutto consoni all'indole della nostra vita.
Le Costituzioni dunque ci ricordano che dobbiamo diventare santi e nello stesso tempo competenti insieme. Una seconda indicazione su come studiare la possiamo ricavare dalla storia delle origini del pensare francescano, nel momento in cui avviene l'incontro tra i frati minori e la cultura universitaria. I frati maestri del tempo, appunto, dell'incontro tra i frati e l'università, la nascita dell'università, manifestavano da subito una certa predisposizione al lavoro teologico comune, a un pensare insieme, a creare opere collettive. Lo documentava in modo competente Marco Bartoli nel suo intervento alla giornata di studio dell'Istituto dell'anno scorso, quando tra l'altro affermava: «La preoccupazione del noi appare in tutta la migliore teologia francescana». La seconda caratteristica di uno studio francescano è dunque quella di uno studio in fraternità, di un lavoro comune, di una collaborazione, di un dialogo, contro ogni tentazione individualistica così forte in ogni campo del nostro mondo contemporaneo. Una terza caratteristica dello studio francescano, intimamente legata alla precedente, è quella della minorità. Lo studiare francescano non può non generare quello che il padre Orlando Todisco chiama un pensiero umile, che per lui è alternativa sia al pensiero forte ideologico che al pensiero debole rinunciatario alla ricerca della verità. Il pensiero umile, dice padre Todisco, è riconducibile alla tesi francescana secondo cui l'essere come dono, essendo tale e cioè espressione di gratuità, viene offerto, non imposto. Parla esibendo la sua ricchezza e profondità, non esibendo una razionalità forte e necessitante il consenso. Queste tre caratteristiche che ho appena delineato, a partire dalla storia della spiritualità francescana, costituiscono anche il proprium descritto nel progetto per la nuova università francescana, in procinto di nascere nel panorama universitario romano. Dice infatti il progetto: l'università, nella sua offerta formativa, è chiamata a coniugare la serietà e professionalità accademica con il proprium che le deriva dal carisma francescano nella sua duplice dimensione di fraternità e minorità. E ancora, il proprium francescano non è solo contenutistico, ma è chiamato ad esprimersi soprattutto attraverso un atteggiamento di ascolto umile, di sapienza relazionale orientata verso il bene comune in contatto con le sfide del mondo attuale. E ancora, appartiene al proprium di una università francescana l'attenzione a coniugare vita e studio accademico, vita di fede e teologia, vita fraterna e ricerca teologica. Bene, questo per quanto riguarda allora come deve studiare, dovrebbe studiare un francescano. Terzo e ultimo punto: che cosa studiare? Qui si apre per me, come preside dell'Istituto Francescano di Spiritualità, la possibilità di uno spot pubblicitario. C'è qualcosa di meglio per un frate francescano o una suora francescana che studiare la spiritualità francescana all'Antonianum? No. In realtà, pur riconoscendo che una solida formazione francescana è fondamentale per ogni frate, dobbiamo ammettere che un francescano può utilmente e legittimamente studiare tutto, qualsiasi cosa, qualsiasi materia. E così è di fatto avvenuto nella storia. I francescani si sono distinti nella ricerca in tanti campi, dalla filosofia alla teologia, dalla storia all'economia, dalla matematica alla psicologia. Un frate può studiare tutto, ma è importante che nel suo studio non dimentichi il tutto, che sappia cioè sempre passare dalla scienza alla sapienza. In un mondo caratterizzato dalla frammentazione del sapere, diventa vitale essere in grado di tendere a una sintesi sapienziale, riconoscendo e custodendo il principio dell'unità del sapere. A questo ci richiama anche Papa Francesco nell'ultimo documento sull'università, La Veritatis Gaudium. Ma già Bonaventura elaborò la sua proposta per salvaguardare l'unità del pensiero cristiano contro le tentazioni dello spiritualismo gioachimita
e dell'intellettualismo aristotelico. Un frate può studiare tutto, perché ogni realtà è segno di Dio. De te altissimo porta significazione. In ogni realtà si manifesta l'amore di Dio. Studiare qualsiasi cosa è sempre, per chi ha occhi spirituali, per chi ha uno sguardo di fede, è sempre studiare l'amore. Conclusione. Per concludere vorrei proporre un piccolo slogan, che in qualche modo possa sintetizzare il percorso che vi ho proposto. Lo prendo da un discorso tenuto nel 2010 a Bari, questo è un omaggio al nostro rettore, dal professor Zamani, che è un illustre economista, egli concludeva le sue parole con una suggestiva proposta al mondo dell'università. Diceva: l'università deve insegnare ad amare lo studio e a studiare l'amore. Mi sembra molto vicino a quello che ho cercato di dirvi. Siamo partiti dalla presa di coscienza del singolare e stretto legame che c'è tra studiare e amare, perché si studia bene e con piacere solo ciò che si ama. E abbiamo concluso con l'auspicio che studiando qualsiasi materia e qualsiasi argomento si possa leggere in ogni oggetto di studio il segno dell'amore di Dio. Così faccio mio questo augurio. Ogni francescano e ogni francescana che è chiamato dall'obbedienza a passare qualche anno della sua vita o l'intera sua vita nel campo dello studio, della ricerca e dell'insegnamento possa sempre amare lo studio e studiare l'amore. Grazie.